425 lavoratori significa 425 famiglie. Significa che dopo un periodo acuto di pandemia che ha portato diffusa sofferenza economica, sociale, psicologica, si prospetta una situazione ancora più grave per queste famiglie. Quindi dobbiamo fare di tutto per cercare di scongiurare un esito che in questo momento appare molto negativo. Perché qui abbiamo anche la vice ministra Alessandra Todde, che devo dire la verità, la devo ringraziare pubblicamente perché si sta occupando di tutte le crisi d'impresa, lo dico chiaramente, a partire dal Movimento 5 Stelle, ma qui non è una questione di partito, qui è una questione che abbiamo una responsabile di governo che sta seguendo tutte le crisi con la massima determinazione e tutti i tavoli ci sta mettendo la faccia sempre e comunque. Anche in questa crisi d'impresa, molto difficile, come sapete l'azienda ha deciso di cessare all'improvviso l'attività, non c'è nessuna prospettiva di continuità, non c'è nessuna prospettiva di sedersi a un tavolo, o almeno così da parte dell'azienda, e valutare eventuali alternative per offrire un futuro lavorativo a queste famiglie, a questi lavoratori. Ed è per questo che Alessandra Todde oggi era ancora qui, ci sono anch'io, perché secondo me il governo in questo momento deve essere sostenuto da tutte le istituzioni, anche locali e territoriali. Ci sarà il 20 un tavolo convocato al MISE da tutti gli attori interessati, protagonisti, stakeholders, e un tavolo che speriamo possa scongiurare quello che è un preannunciato licenziamento collettivo. Con la strumentazione legislativa attuale c'è obiettivamente difficoltà a contrastare quella che è un'iniziativa della singola azienda di smettere anche in blocco e di cessare le attività. Diciamo che dobbiamo, ma ci abbiamo riflettuto con Alessandra e ovviamente il governo, il ministro Orlando, il ministro Giorgetti e il MISE stanno lavorando. Innanzitutto, voi sapete, c'è il decreto delocalizzazioni, cosiddetto delocalizzazioni, però quello obiettivamente non può avere effetto retroattivo, non può risolvere questo problema, ma sicuramente deve essere un tassello che va a integrare una serie di misure che ci devono consentire di gestire per quanto possibile più efficacemente le crisi d'impresa. Alessandra, aggiungo anche un'altra prospettiva che state sicuramente valutando e portando avanti al Ministero, al MISE. Dobbiamo anche rivedere la legislazione sull'amministrazione straordinaria. È un po' datata, un po' vecchia. L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, quindi sia la Marzano che la Prodi, perché occorre una manutenzione per rafforzare ancora di più la prospettiva della continuità aziendale. E poi un altro strumento che anche nella esperienza di governo passata, io stesso, di cui ho valutato l'importanza, perché all'estero funziona molto, è il cosiddetto salvataggio da parte dei lavoratori. Il termine è tecnico, workers buyout, cioè consentire, favorire che si formino cooperative dei lavoratori che con varie agevolazioni finanziarie, accesso al credito facilitato, possibilità di utilizzare i sussidi per la disoccupazione invece investendoli nell'azienda, ma anche gli anticipi e il TFR, con questa somma, questa dote finanziaria e vari strumenti di agevolazione, i lavoratori stessi possono dare continuità all'azienda, perché nella mia esperienza personale, tante crisi d'impresa, voi sapete che da Presidente del Consiglio ho cercato di seguire direttamente molti tavoli, cercando di capire direttamente che soluzioni potevamo offrire, e devo dire che molto spesso ho riscontrato che quando non ci sono alternative in termini di continuità aziendale per poter cedere l'azienda, le persone più motivate sono i lavoratori stessi, che conoscono i prodotti, conoscono la realtà aziendale e hanno la determinazione massima per garantirsi un futuro lavorativo.